Buonasera a tutte e a tutti, sono Gianna Betta della città metropolitana di Torino. Questa sera assisteremo al quarto webinar di formazione per amministratori giovani e meno giovani a questo punto, che avrà come tema comunicare l'impegno sul territorio. Sarà tenuto dalla dottoressa Carla Gatti, direttrice della comunicazione, rapporti con il territorio e i cittadini della città metropolitana di Torino. Il webinar è inserito nel progetto più ampio di formazione per amministratori a quel territorio di fronte al cambiamento climatico ed è un progetto finanziato dalla Regione Piemonte e diciamo, organizzato da Città Metropolitana in collaborazione, in partenariato stretto con ANCI Piemonte, con AMCI, UNCEM, città e le città e comuni di Avigliana, Lanzo, Piverone, Rivalta, Vigone, Villar Pellice e Volvera. Questo webinar in particolare approfondisce un tema già trattato la scorsa due volte fa. Relativamente alla comunicazione, ma con un focus più approfondito. Il prossimo giovedì ci sarà invece il ragioniere capo della città di Biella, Daniele Lanza, che parlerà dei principi del bilancio degli enti locali. Invito quindi tutti coloro che fossero interessati a iscriversi poi direttamente al webinar. Prima di cominciare, intanto ringrazio tutto lo staff che sta dietro l'organizzazione del webinar, in particolare le colleghe delle risorse idriche e delle politiche giovanili della città metropolitana di Torino, Emanuela Sarzotti, Claudia Rossato, Luna Tognoni ed Enrica Gaggero, e Lara Graziano di ANCI Piemonte, che seguono direttamente l'organizzazione di questo webinar e che gestiranno direttamente la parte più organizzativa e di domande che vorrete porre. A questo proposito, dal punto di vista organizzativo, potrete soltanto ascoltare il webinar, i vostri microfoni saranno automaticamente muti, però potrete fare domande in qualunque momento, nel senso che c'è alla vostra destra una tendina per scrivere direttamente in chat le domande. Le domande verranno gestite dallo staff e verranno girate alla relatrice se saranno dirette lei, oppure vi verrà risposto direttamente se invece saranno domande di altro genere. Se le domande saranno molte, è possibile che si rimandi una successiva risposta in via scritta. È possibile alla fine della presentazione della dottoressa Gatti fare anche delle domande direttamente con il microfono. Per poter fare questo passaggio dovrete prenotarvi con la manina che trovate alla vostra destra e vi sarà poi data la parola in ordine di prenotazione. Questo chiaramente alla fine della relazione. Potrete ovviamente prenotarvi già prima, naturalmente. Vi dico ancora che a breve verranno pubblicate tutte le date dei prossimi webinar, almeno fino a luglio. I webinar saranno da progetto organizzati ogni giovedì sera, continuativamente, sera, pomeriggio o tardi, continuativamente, da qui a ottobre, escluso ovviamente il mese di agosto. Quindi sarà una programmazione molto fitta e varia come argomenti. Varierà da argomenti, diciamo, più di tipo ambientale, ad argomenti più di tipo amministrativo, gestionale degli enti comunali. Quindi c'è una fitta possibilità di formazione. A questo punto io lascerei la parola alla dottoressa Gatti e inviterei chi volesse a fare già, porre già le proprie domande in modo che si possano poi piano piano smistare. Grazie a tutti e a tutte e a dopo. Bene, grazie Gianna, buonasera a tutti e a tutte, bentrovati. Come ha detto bene la collega Gianna, che ringrazio, è la seconda volta che io partecipo come relatrice a questo programma di webinar e magari qualcuno di voi mi avrà già anche visto e ascoltato
nella sessione di inaugurazione. Effettivamente torniamo questa sera a parlare di comunicazione istituzionale e faremo anche, se vi interessa, un approfondimento sul cerimoniale. Per parlare di comunicazione istituzionale non possiamo fare un ragionamento generico come se vivessimo in tempi ordinari, come se non fosse accaduto nulla, come se non fossimo ancora alle prese con il Covid-19. Il 2020 resterà sempre un anno scolpito in modo indelebile, purtroppo in negativo, perché questa emergenza ha colpito tutti e anche dal punto di vista della comunicazione non possiamo fingere che non sia capitato nulla. L'emergenza, lo sapete voi che amministrate come noi, ha toccato tutti, in particolare gli amministratori pubblici. Però questo 2020 sarà anche ricordato come l'anno del cambiamento, perché da questa situazione siamo certamente usciti in modo diverso, con tante difficoltà affrontate, ma anche con tante opportunità. Per questo analizzare quello che è successo, anche dal punto di vista dell'informazione, della comunicazione, del digitale, serve certamente a segnare i punti positivi che questa enorme situazione di difficoltà ci ha lasciato in eredità. Il primo punto positivo dal punto di vista della comunicazione e dell'informazione è la nuova centralità del digitale in tutte le sue forme. Possiamo dire, l'abbiamo già detto l'altra volta, che mai come ora la maggioranza dei cittadini, soprattutto per necessità, non solo per curiosità, si è resa conto di quanto le tecnologie e le opportunità che questo settore offre possono migliorare la nostra vita quotidianamente e aprire anche nuovi campi professionali. L'emergenza ha acceso il faro sul digitale, sugli strumenti della comunicazione e dell'informazione online, le chat, i social, sulle modalità di lavoro smart. E se qualcuno aveva ancora dei dubbi in Italia sull'utilità della comunicazione e dell'informazione digitale, ora ha certamente cambiato idea. Si è anche accorto di quanto conta in questo momento, in questo settore, avere delle professionalità dedicate, una nuova organizzazione, il coordinamento e soprattutto la conoscenza di questi strumenti, che sono poi fonti ufficiali, anche su piattaforme che magari fino a questo momento, fino a questa emergenza, gli amministratori, in particolare nei piccoli comuni, non avevano mai usato. E parliamo di Facebook, di Instagram, di Twitter, di LinkedIn, di YouTube, addirittura di TikTok. Non so se tutti sappiate che cos'è TikTok, è il nuovo social nelle mani dei giovanissimi, però effettivamente durante l'emergenza anche TikTok è stato usato dal punto di vista istituzionale da alcune amministrazioni un pochino più evolute. Per non parlare poi delle chat su Messenger o su WhatsApp, che hanno consentito di incrementare una grande capacità di dialogo e di interazione fra gli amministratori pubblici e i cittadini. Se qualcuno di voi era presente al webinar precedente in cui sono stata relatrice, avevo già fatto cenno ad una ricerca condotta in questi ultimi mesi dall'Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale di PA Social e dall'Istituto Tiepoli. Secondo questa ricerca, l'80% degli italiani, quindi possiamo dire la stragrande maggioranza, vuole, pretende informazioni, comunicazioni e servizi dalla pubblica amministrazione via social e via chat. E il 90% degli italiani interpellati crede che il digitale sia al centro della ripresa dopo questa crisi e quindi in questa fase 2 che stiamo vivendo. Quindi il punto è effettivamente mettere nella realtà dei fatti il digitale tra le priorità e soprattutto mettere il superamento del digital divide tra le priorità. Voi lo sapete, ma se consideriamo che sono stati oltre 8 milioni i bambini, i ragazzi, gli studenti che hanno seguito le lezioni da casa attraverso la didattica a distanza e sono stati oltre 1 milione i dipendenti nel mondo dell'istruzione interessati dal cambiamento dello smart working, vi rendete conto immediatamente di come non sia possibile non tener conto di queste nuove modalità. Secondo gli esperti, il mondo della scuola, per parlare di un tema che riguarda tutti gli amministratori pubblici e tutti noi come genitori,
ha compiuto in questi primi mesi del 2020 un balzo tecnologico di 4 anni in avanti dal punto di vista dell'uso delle tecnologie e della cultura digitale. Quindi è vero che è stata una tragedia, ma l'opportunità per il mondo della scuola, per il mondo della pubblica amministrazione, di approfittare di questo momento per migliorarsi gioco forza è stata davvero importante. Come sapete voi che siete sindaci, assessori, consiglieri o anche soltanto funzionari della pubblica amministrazione, durante l'emergenza la comunicazione dei nostri enti ha dovuto essere tempestiva, affidabile e diffondere informazioni verificate per contrastare le fake. Abbiamo fatto tutti molta fatica. La responsabilità verso il nostro pubblico, verso i cittadini, è stata enorme. È emersa chiaramente la necessità della certezza dell'informazione in un'epoca, come appunto dicevo, delle fake news. Quindi per la pubblica amministrazione diventa imprescindibile continuare a puntare ora su un'informazione che sia il più corretta possibile, favorire il più possibile la condivisione di informazioni di pubblica utilità. Io sono certa che nessuno dei sindaci che ha cominciato a utilizzare i social in modo massivo durante le fasi gravissime dell'emergenza e del contagio abbia interrotto di farlo. Se per caso qualche amministrazione ha pensato di poter interrompere questa modalità di contatto con i cittadini, ha sbagliato. Lo so che è stato faticoso, ne abbiamo parlato insieme se c'eravate l'altra volta, però è fondamentale continuare a mantenere il contatto, il dialogo aperto con gli strumenti che avete cominciato ad utilizzare, ma soprattutto è fondamentale continuare a fornire ai cittadini la certezza di un'informazione corretta, verificata e che arriva da una fonte autorevole, qual è la voce del sindaco, la voce della pubblica amministrazione. È vero, la natura della comunicazione social nei tempi di crisi è straordinaria, ma anche nei tempi ordinari è molto simile alla comunicazione della crisi. Ha delle caratteristiche di interazione in tempo reale che fanno saltare continuamente i parametri naturali e consegnano la comunicazione ad un nuovo pianeta, quello della condivisione. Però vi sarete resi conto, se l'avete utilizzata durante i momenti duri del Covid, che la condivisione è una modalità meravigliosa per raggiungere i vostri cittadini e vi sarà ritornato, io sono certa che vi sarà ritornato dagli utenti nei messaggi diretti, quando li avete incontrati, benché da lontano, con la distanza sociale e con la mascherina, vi sarà ritornato un grazie per le interazioni che avete garantito. Quello che gli esperti hanno verificato in questo periodo è che la paura, creata naturalmente da quello che abbiamo vissuto all'interno delle nostre comunità, la distanza sociale imposta, paradossalmente ha avvicinato i cittadini alla pubblica amministrazione. Chiaro che nessun sindaco, nessun amministratore pubblico ha piacere di avere vicino i cittadini in situazioni di questa gravità, però dobbiamo tenerne conto per utilizzare in modo positivo queste opportunità. All'interno delle pubbliche amministrazioni, qualcuno di voi, qualcuno dei sindaci nei grandi comuni, non solo del Piemonte, ha scelto toni diversi. Ci sono stati amministratori che hanno scelto nella comunicazione un tono di coinvolgimento e di partecipazione attiva, altri che hanno scelto toni cosiddetti da sceriffo, toni di protezione paternalistica, ma anche in questo caso il feedback, il ritorno che arriva dai cittadini è sempre stato un ritorno positivo. Qual è stato l'elemento chiave che ha caratterizzato l'interazione nella comunicazione dell'emergenza? È quello dell'ascolto. Voi amministratori vi sarete resi conto che è stato indispensabile potenziare il momento della risposta al cittadino in questo periodo, ma ovviamente per conoscere i bisogni dei cittadini avete dovuto ascoltare di più. Per ascoltare è anche necessario, per ascoltare i nuovi bisogni dei cittadini, è anche necessario ricordarsi che serve un linguaggio ragionato. Spesso la rapidità nell'interazione sui social, nelle chat,
ha portato molti amministratori, molti funzionari della pubblica amministrazione a non usare un linguaggio ragionato. Sono invece necessarie parole, è necessario l'uso di parole che rappresentino per i nostri utenti i grandi temi della solidarietà, della perseveranza e della vicinanza. Ma sono certa che lo avrete fatto. Che cosa ci ha insegnato questa emergenza? Che la pubblica amministrazione ha avuto la possibilità di mantenere nel rapporto con i cittadini alto il nome del proprio ente. In una parola, cosa possiamo dire? Che abbiamo un brand, un marchio da difendere, quello di essere enti pubblici, amministratori, funzionari, dipendenti, e mai come in questo momento ci siamo resi conto che gli italiani hanno avuto nei nostri confronti, nei confronti della pubblica amministrazione, un'attenzione ed un atteggiamento molto positivi. Questo è il momento quindi di capitalizzare. Per capitalizzare questo dobbiamo continuare a interagire. Ripeto quello che ho detto la scorsa volta, e mi dispiace se qualcuno lo sente di nuovo, ma repetita iuvant in questo caso davvero. La città metropolitana di Torino è un ente davvero in grado di supportare i piccoli comuni, i piccoli medi comuni del nostro territorio nell'opera di comunicazione istituzionale. Molti sindaci lo hanno fatto in prima persona, ci siamo tutti complimentati, siamo consapevoli che non si può continuare, ad essere proattivi, per sempre. C'è bisogno di professionalità, c'è bisogno di persone che sappiano fare questo mestiere e che mantengano un livello di attenzione e di informazione istituzionale nei confronti dell'utenza. Ecco, io lo ripeto, la città metropolitana di Torino ha una struttura, quella che io dirigo, consolidata con professionisti esperti. Noi siamo veramente a vostra disposizione. Qualcuno di voi, dopo il primo webinar, mi ha scritto, mi ha chiesto delle informazioni, ha chiesto in particolare come realizzare la media policy dei social per le pubbliche amministrazioni. Noi siamo in grado di essere al vostro fianco e quindi non esitate, se ritenete di aver bisogno della nostra professionalità, noi la mettiamo volentieri a vostra disposizione. Questa era una piccola introduzione che mi sono sentita di fare sul tema della comunicazione istituzionale, perché naturalmente parlare di comunicazione senza parlare di Covid, come dicevo in apertura, in questo momento è impossibile. Però per questa sera ho preparato qualche piccolo approfondimento su una tematica che è quella del cerimoniale. Tutti noi nelle pubbliche amministrazioni siamo alle prese con il cerimoniale in tante occasioni dell'anno. Ecco, il momento dell'emergenza Covid certamente non ci ha visto rispettare le regole del cerimoniale perché ci ha visto costretti alle distanze sociali, alle distanze fisiche, all'uso della mascherina, quindi all'inserimento di modalità assolutamente nuove per noi. Però l'emergenza, per fortuna, sta per finire, stiamo per riprendere le nostre abitudini e confidiamo, almeno dopo l'estate, che si possa tornare ad iniziative in presenza, i famosi convegni, i momenti di incontro, le cerimonie istituzionali, quei momenti che nei paesi, nei comuni, nelle cittadine del nostro territorio rappresentano aspetti particolarmente significativi nelle feste, nelle occasioni pubbliche, nelle commemorazioni ufficiali. Ecco, naturalmente chi fa il sindaco, chi fa l'amministratore, il consigliere, anche se non ha informazioni precise sulle regole del cerimoniale, quando viene eletto e finisce così nel tritacarne della gestione ordinaria, deve in qualche modo mettersi in pari con le questioni del cerimoniale. Nelle amministrazioni più grandi ci sono delle persone incaricate, in città metropolitana abbiamo la struttura che è sempre la mia. Per questo ho pensato di così, analizzare con voi questa sera alcune curiosità legate al cerimoniale, ma naturalmente sono a vostra disposizione per domande e approfondimenti. Intanto, che cos'è il cerimoniale? Il cerimoniale è quell'insieme di regole
e di consuetudini da applicare durante le cerimonie, sia pubbliche che private, e viene disciplinato da un protocollo. È un linguaggio, il cerimoniale anche, è un complesso patrimonio di segni, di simboli, di gesti, anche di espressioni, di rituali, di formule, mediante il quale si attua e si ripete la manifestazione, del soggetto pubblico. Il cerimoniale che attiene alla sola sfera delle relazioni delle istituzioni di uno Stato viene definito cerimoniale di Stato, ha una natura giuridica e discende dall'ordinamento giuridico costituzionale. Non so se lo sapete, ma il cerimoniale di Stato ha preso una forma precisa sotto Carlo Magno. Quindi Carlo Magno ha cominciato per primo a dare queste regole. Ha raggiunto poi delle forme complesse molto articolate durante le fasi delle monarchie assolute e ha risentito anche del processo di formazione degli stati nazionali. Nel XIX secolo il cerimoniale di Stato si è limitato a forme più semplici, soprattutto negli stati a regime repubblicano, dove è generalmente limitato alla disciplina dell'ordine delle precedenze nelle funzioni pubbliche e a quella per lo scambio di visite tra autorità. L'ordine delle precedenze delle cariche pubbliche è, diciamo, il primo punto che si esamina normalmente nelle regole del cerimoniale. Nelle cerimonie pubbliche, e parliamo di quelle tranne nel caso in cui l'ordine delle precedenze stabilito vede la presenza di cariche statali. Quindi nelle cerimonie pubbliche a livello municipale, quelle che interessano voi amministratori locali, la prima autorità, lo sapete da soli, è il sindaco a cui compete sempre il posto centrale. Alla sinistra del sindaco ci sono il presidente del consiglio comunale e il vice sindaco. Alla destra del sindaco può trovare posto il comandante dei vigili urbani, i rappresentanti delle forze dell'ordine, in questo caso parliamo di una cerimonia. Nelle file successive l'ufficio di presidenza, gli assessori comunali, i consiglieri comunali. Le autorità vengono di solito precedute dalla bandiera e dal gonfalone, che è sostenuto da un vigile urbano con funzioni di gonfaloniere, affiancato, la regola dice, da altri due vigili urbani in alta uniforme disposti uno per lato. Mi viene un po' da sorridere perché la carenza di personale in tutte le pubbliche amministrazioni rende di fatto un po' impossibile una gestione di questo tipo, però questa è la regola, naturalmente, chissà se torneranno tempi migliori. Ad esempio, non so se lo sapete, ma la città metropolitana di Torino, da quando dopo la trasformazione, diciamo, da provincia a città metropolitana, ha perso la possibilità di avere dei propri gonfalonieri e il nostro gonfalone, vi sarà capitato se siete sindaci di qualcuno dei comuni del nostro territorio, il nostro gonfalone viene portato nei casi in cui ci sono le cerimonie nella città di Torino, dalla generosa collaborazione dei vigili urbani della città di Torino, che portano il loro e il nostro. Nel caso in cui il nostro gonfalone deve uscire sul territorio, noi che facciamo? Telefoniamo a voi, vi chiediamo: avete un vigile, avete qualcuno che può portare il nostro gonfalone? Perché non abbiamo più il personale in grado di farlo. Ci è capitato qualche volta di utilizzare dei volontari, ad esempio le nostre guardie ecologiche volontarie sono sempre molto disponibili e sul vostro territorio magari l'avrete visto. In qualche occasione pubblica hanno portato il nostro gonfalone, oppure lo fanno gli alpini. Ecco, lo racconto per dire come le regole del cerimoniale esistono, ma bisogna poi fare i conti con la realtà. Molto spesso non è possibile nemmeno mantenerle. Allora, io qui ho tutta una serie di appunti sull'assegnazione dei posti, le precedenze, la rappresentanza alle cerimonie, ma come dire, li posso tenere con me se siete curiosi, li possiamo vedere o posso anche fornire questo materiale poi alle colleghe per una pubblicazione online se di vostro interesse. La successione dei discorsi e dei momenti della cerimonia, beh, regole quasi banali. Una cerimonia non inizia se non quando la personalità di rango più elevato non ha raggiunto il suo posto. La personalità di rango più elevato giunge per ultima e si congeda per prima.
Il numero dei discorsi deve essere fissato nel programma per evitare che chiunque prenda la parola. Voi probabilmente state sorridendo, ma il cerimoniale scritto è fatto anche di queste regole. Ed effettivamente sono utili perché le cerimonie pubbliche più si organizzano e meglio riescono. L'introduzione appartiene sempre al responsabile dell'organizzazione, segue il saluto delle autorità locali e gli interventi ufficiali. Se le funzioni di speaker ufficiale non sono assolte dal promotore della cerimonia, è designato uno speaker fuori campo che introduce gli oratori. Qualunque tipo di cerimonia ufficiale deve avere una durata contenuta. Anche questo farà sorridere, ma sono regole interessanti e importanti da seguire. Occorre pertanto fissare, oltre al numero complessivo degli interventi, anche il tempo di ciascun discorso e di ogni altro momento della cerimonia. I tempi, le regole del cerimoniale dicono i tempi andranno imposti agli oratori. Noi spesso nelle cerimonie non lo possiamo fare, si dice parla 5 minuti e poi ci si lascia prendere la mano. Ecco, queste sono piccole raccomandazioni che però credo possano risultare utili a tutti. Il più delle volte, lo sapete, per farsi ascoltare bisogna parlare poco perché il picco dell'attenzione cala rapidamente. L'organizzazione a monte dei tempi delle cerimonie, cosa che può sembrare a volte banale o inutile, in realtà si rivela poi uno strumento molto interessante per consentire che le manifestazioni mantengano, soprattutto quando torneranno ad essere in presenza, mantengano un pubblico costante dall'inizio alla fine. Un po' come nel nostro webinar, se non esageriamo, resterete con noi fino alla fine. Ad esempio, le regole del cerimoniale parlano delle inaugurazioni e dicono che le inaugurazioni rappresentano un momento solenne che va organizzato con grande cura. Un'inaugurazione però è anche un momento di festa e quindi le due componenti, solennità e festosità, se così possiamo dire, vanno tenute congiunte ed essere legate insieme tra loro. Se si tratta di inaugurare un'opera pubblica, va aggiunto l'elemento dell'ufficialità. La cerimonia va organizzata sul luogo dove si intende, dove si trova l'opera da inaugurare, l'area deve essere sgombra da persone, la festosità dello scenario va curato con bandiere, festone, coccarde, per l'inaugurazione sarà invitata l'autorità pubblica competente, vanno previsti i discorsi, la benedizione dell'opera, segue il taglio del nastro, classico taglio del nastro. E al termine la banda, se presente, intona l'inno nazionale. E poi il cerimoniale di una volta dice: in conclusione della visita è offerto un rinfresco. Tempi andati, i rinfreschi non si fanno quasi più, anzi, a volte sono ritenuti anche controproducenti, però insomma, i cerimoniali naturalmente non si aggiornano di pari passo con la vita reale. La bandiera nazionale, ecco, la bandiera nazionale insieme a quella europea e a quella nel nostro caso della Regione Piemonte vanno esposte in permanenza sui nostri edifici pubblici. All'interno, lo sapete, devono essere esposte su aste posate a terra, alle spalle e a destra della scrivania del titolare della carica. Sono certa che voi tutti in comune siete organizzatissimi. Se la bandiera nazionale è esposta insieme con altre, alla bandiera nazionale spetta il posto d'onore a destra se sono due, al centro se sono di più. Deve essere issata per prima e ammainata per ultima. Queste sono regole che chi nei comuni lavora da anni sa benissimo e deve passare ai futuri nuovi assunti, se ci saranno, perché sono importanti segnali per la pubblica amministrazione. Abbiamo detto l'esposizione della bandiera nazionale all'interno della sede comunale, le bandiere sono esposte nell'ufficio del sindaco, ogni comune ha il suo gonfalone e lo stemma riconosciuti nel tempo. Ecco, lo stemma, lo sapete, è di proprietà del comune ed è vietato in via assoluta a chiunque di farne utilizzo, salvo un'autorizzazione rilasciata dalla giunta per mezzo del sindaco e in questo caso parliamo dei patrocini, ne parleremo tra poco. A proposito di simboli, la fascia tricolore, distintivo del sindaco, la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune si porta a tracolla dalla spalla destra, ma lo sapete certamente.
L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del sindaco, che può delegarne l'uso tenendo anche conto delle celebrazioni dei matrimoni civili. La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali, nelle quali il sindaco deve essere individuato, dice il cerimoniale, attraverso questo speciale e solenne distintivo. Mi soffermo rapidamente perché lo sappiamo tutti, l'uso della fascia tricolore negli ultimi anni in Italia qualche volta può sembrare essere stato abusato, diciamo così, tra virgolette, perché avrebbe delle regole un po' più stringenti. In realtà i sindaci vestiti con la fascia tricolore sono sempre molto apprezzati dalla cittadinanza e vedere delle assemblee con tanti sindaci con la fascia tricolore addosso è un segno importante di rappresentanza istituzionale. È capitato qualche volta, anche nelle nostre iniziative, di vedere la fascia usata forse non proprio secondo i dettami del cerimoniale. Ecco, io credo che ogni sindaco abbia chiaro il momento in cui tirar fuori la fascia. Mi è capitato tante volte che qualche sindaco chiedesse la devo mettere, la devo indossare, o che qualche sindaco dicesse io me la porto dietro, poi vediamo. Ecco, questo significa essere disponibili a rappresentare l'istituzione anche con questo simbolo, e credo che ognuno di voi potrebbe raccontare a me e a tutti gli altri tantissimi aneddoti sull'uso della fascia, che però noi che veniamo dalla storia delle province, e come sapete oggi la città metropolitana non ha più la fascia, siamo consapevoli di come manchi, perché l'uso della fascia è proprio quello che dice il cerimoniale, il distintivo che consente ai cittadini di riconoscere l'amministratore pubblico. Dopo la fascia, di cosa possiamo parlare se non dell'inno? Durante l'esecuzione dell'inno nazionale, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi, fermi, con le braccia distese lungo il corpo, oppure è possibile con la mano destra sul cuore. I cerimoniali, i manuali non parlano dei cellulari, ma sapete come me quanto sia sgradevole durante l'esecuzione dell'inno nazionale, o ancora peggio, durante i minuti di silenzio, sentire i cellulari che squillano. Ecco, probabilmente esisteranno, immagino, dei manuali che parlano del cellulare, io non ne ho. Però qui non è questione di cerimoniale, è semplicemente una questione di buona educazione. In ogni manifestazione pubblica il cellulare va silenziato. Credo che sarebbe anche bene ricordarlo all'inizio di ogni manifestazione ufficiale, all'inizio di ogni evento in presenza, perché spesso, diciamo, lo consideriamo un'estensione di noi. E non lo zittiamo, non lo spegniamo perché aspettiamo sempre chissà quale telefonata urgente. Ecco, vi do questo consiglio: ricordatevi nelle prossime manifestazioni in presenza, nelle prossime cerimonie, ricordate a tutti di zittire il cellulare, aiuterà a disturbare meno e all'ottimo svolgimento delle vostre manifestazioni. Parlavamo dei minuti di silenzio, ecco, i casi di lutto. Per eventi luttuosi che riguardano cariche pubbliche nazionali, straniere, per fatti che coinvolgono tragicamente tutte le collettività, lo sapete, può essere deliberato il lutto pubblico. Le manifestazioni, le forme di manifestazione del lutto sono graduabili a seconda della gravità di quello che è accaduto. L'importante è esporre la bandiera mezz'asta sugli edifici pubblici. Questo accade il più delle volte quando si tratta di lutto nazionale, arrivano le indicazioni dalla prefettura a nome del ministero. Quando si tratta di lutto cittadino, siete voi sindaci, sono le amministrazioni comunali che fanno proprio, deliberano il lutto nazionale, il lutto cittadino. Sulle bandiere, le misure, insomma, io credo che siano cose che voi sapete bene. Ecco, una piccola annotazione, vale un po' come l'annotazione sul cellulare.
Le bandiere devono essere, dice il cerimoniale, le bandiere devono essere esposte in buono stato e correttamente dispiegate. Credo che sia capitato a tanti di voi di vedere esposte, delle bandiere rovinate dal tempo. Non esagero, ma è un brutto segno, è un segno di poca attenzione delle nostre istituzioni quando capita di avere le bandiere rovinate. Perché la bandiera è, come dicevamo prima, per la fascia, è importante, è un segno e i segni sono fondamentali e quindi fate attenzione se vi capita o consigliate se vi capita di passare in un'altra amministrazione, di vedere bandiere rovinate, date un consiglio ai vostri colleghi perché le bandiere vengano rimesse in buono stato e correttamente dispiegate. Ancora una battuta sulla questione dei patrocini, patrocini e comitati d'onore. Il patrocinio rappresenta la massima manifestazione di apprezzamento di una istituzione, piccola o grande che sia, nazionale o locale che sia, nei riguardi di un'attività ritenuta particolarmente meritevole per il contenuto, la finalità sul territorio. Può comportare il patrocinio un contributo economico, ma di solito il patrocinio si intende a titolo gratuito. Il patrocinio viene sempre concesso dal legale rappresentante di un ente a seconda di una formale richiesta e dove, dicevamo prima, dove non diversamente specificato, il patrocinio ha una natura non onerosa. Il patrocinio non viene mai concesso una volta per tutte. Questo voi certamente lo sapete, ma non viene mai concesso una volta per tutte alle associazioni, agli enti che ve ne fanno domanda, ma semplicemente occasione per occasione. Non viene mai concesso a iniziative di carattere commerciale o dalle quali gli organizzatori possano ricavare un lucro. Non so se vi è capitato, ma ricordatevi sempre che per iniziative dei vostri comuni, naturalmente iniziative di una certa rilevanza, è sempre possibile richiedere il patrocinio anche ad istituzioni molto importanti. Vi faccio un esempio: il patrocinio si può chiedere al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, si può chiedere alla Presidenza della Repubblica. A differenza di quello che avviene da noi, nelle nostre amministrazioni, sul nostro territorio, dove il patrocinio viene chiesto spesso all'ultimo minuto, lavorato rapidamente per consuetudine, per conoscenze personali, per conoscenze dirette, ecco, se vi capita di voler far domanda per un patrocinio al Senato, alla Camera o ancora più alla Presidenza della Repubblica, ricordatevi che i tempi di lavorazione saranno molto lunghi perché loro hanno uffici molto strutturati sul cerimoniale che aprono delle pratiche proprio di approfondimento e quindi è importante ricevere poi la loro risposta. Sarà importante mettere sul materiale delle manifestazioni più importanti nei nostri comuni il loro patrocinio, però bisogna muoversi per tempo. E ricordarsi di farlo con anticipo. Oltre al patrocinio, vi ricordo che esiste anche la pratica del comitato d'onore. Il comitato d'onore è una forma di adesione alle manifestazioni e viene conferita da una persona fisica. La richiesta di adesione al comitato d'onore di solito viene rivolta direttamente a un soggetto istituzionale di rango elevato. Facciamo un esempio, se volete organizzare un'iniziativa particolarmente importante che va costruita nel tempo, per la quale c'è bisogno di costituire proprio anche un comitato d'onore di rappresentanza, potete richiedere di far parte del comitato d'onore a persone singole che ricoprano una carica istituzionale importante, dal livello nazionale, a livello regionale o locale, però ecco, è una modalità interessante. Così come un'altra modalità interessante che avevo tenuto da parte è l'albo d'onore, l'albo delle firme. Se nel vostro comune volete organizzare questo albo da tenere nell'amministrazione, nel palazzo comunale per far firmare le persone importanti
che vengono alle vostre iniziative, alle vostre cerimonie, ecco, lo potete fare ed è una modalità che certamente si faceva in passato, ma che oggi che stiamo transitando al digitale, come dicevamo nell'introduzione, un albo d'onore su carta può essere una modalità interessante di per segnare le presenze. Io mi avvio rapidamente alla conclusione con qualche curiosità, sempre legata al cerimoniale. Non so se lo sapete, ma l'appellativo di onorevole, che viene così tanto usato in Italia, non ha alcuna fonte normativa. Risale ad una lettera di un deputato che pronunciò in aula, questa lettera che cominciava così: "Onorevoli deputati". L'espressione venne poi ripresa dal ministro degli esteri e dal ministro della giustizia, ma accadeva in Italia nel maggio del 1848. Il partito fascista nel 1939 abolì l'appellativo di onorevole. Finito il fascismo, l'abitudine tornò. Con la Costituzione repubblicana ancora da promulgare, l'Assemblea regionale siciliana, neo istituita, introdusse l'espressione deputato regionale ed ebbe modo di chiamare onorevoli gli eletti in quell'assemblea. Sapete che si chiamano onorevoli ancora adesso. In due sentenze del 2002, la Corte Costituzionale, che affrontava il caso di una decisione assunta dalla Regione Marche, ha stabilito che le assemblee rappresentative degli enti locali non possono chiamarsi Parlamento e che i consiglieri eletti non possono autodefinirsi deputati, tranne che appunto nel caso della Sicilia. A proposito di onorevole, molto spesso noi nel mandare degli inviti non sappiamo bene come scrivere. A volte ci chiediamo: onorevole professore, come scrivo? E se poi l'interlocutore si offende, aggiungiamo un dot, aggiungiamo un prof. Di solito abbondiamo. È un'opinione diffusa che sia sempre meglio aggiungere un titolo onorifico e accademico, perché fa parte un po' del nostro carattere, piuttosto che toglierlo. Ecco, su una busta invece il cerimoniale richiederebbe un solo titolo. Pensate un po', noi ne mettiamo sempre tanti. Sarebbe opportuno invece menzionare soltanto un titolo che serva a identificare il ricevente, soprattutto se si tratta di un'autorità, anteponendo al nome soltanto signor o signora e posponendo l'occupazione o la carica. Come comportarsi? È difficile dare una spiegazione unitaria. Ci sono due soluzioni. La prima è molto coraggiosa, soltanto nome, cognome e indirizzo. Credo che tutti sappiate che il primo a togliere dai biglietti da visita tutte le sue cariche fu Andreotti, scriveva semplicemente Giulio Andreotti. Ecco, una soluzione molto coraggiosa che però, se la persona è di rango, è sufficiente, anche se la invitiamo o se mandiamo qualche comunicazione. La seconda soluzione è un compromesso, un solo titolo, come dicevamo, solitamente vale il titolo maggiore, diciamo la carica più importante. Poi ancora, quando una cerimonia è ufficiale o privata, capita che l'aggettivo ufficiale venga recitato come se fosse in grado di dare rilevanza ad un evento che magari in realtà è minore. Però dichiararsi da soli se l'evento è ufficiale serve a poco. Non esiste una risposta univoca se la cerimonia è in forma ufficiale o in forma privata. Diciamo, è molto raro che un evento qualsiasi sia espressamente dichiarato ufficiale, a parte il caso del Presidente della Repubblica. In materia non è proprio chiaro chi debba dichiarare ufficiale o meno qualcosa. Le regole dicono, secondo buon senso, la decisione potrebbe essere assunta dall'ospite con l'accordo espresso della massima autorità, nel caso dell'invito, naturalmente. Si può definire ufficiale una cerimonia se si verificano alcune delle circostanze che vi elenco. Se il soggetto che si reca in visita è accolto al suo arrivo in città da un'autorità territoriale, se alla manifestazione sono previsti indirizzi di saluto degli rappresentanti degli enti locali, se della manifestazione è data pubblicità a mezzo stampa sul territorio o con qualunque altro modo, se in qualche modo la cittadinanza è coinvolta, se
Se durante la visita è previsto un incontro tra le autorità locali, se ci sono militari in alta uniforme ad un portone d'ingresso, se ci sono bandiere, gonfaloni di comuni, labari, medaglieri di associazioni, se l'evento viene trasmesso da un canale televisivo a diffusione nazionale, ma insomma, ormai che cosa non è trasmesso da un canale, che cosa non è trasmesso da un social? Quindi anche qui ci rendiamo conto da soli che le regole del cerimoniale in qualche modo si perdono con la vita di tutti i giorni che procede, e ritorniamo al discorso iniziale. L'abbiamo detto prima, ormai la transizione al digitale è quella che, è quella con la quale dobbiamo tutti fare conto, e anche le regole del cerimoniale si stanno un po' perdendo. A me ha fatto piacere questa sera raccontarvene qualcuna e sono naturalmente a disposizione se ci sono delle domande, o anche per far avere poi in forma scritta questi miei appunti se possono risultare utili a qualcuno di voi. Spero di non avervi annoiato troppo. Dottoressa Gatti, ne approfitto mentre attendiamo di vedere se ci sono domande. Abbiamo visto che c'è qualcuno con la mano alzata, ma stiamo procedendo a capire se, perché è alzata dall'inizio della relazione, quindi stiamo cercando di capire se sia ancora lì. Magari un Ne errore. approfitto per una domanda che diciamo, viene anche a noi, come pubblico, diciamo, anche se siamo nello staff. Ci chiedevamo, siccome questi sono webinar fondamentalmente rivolti a giovani amministratori, poi sicuramente ci sono anche meno giovani o anche amministratori, diciamo, al primo mandato, che quindi si considerano giovani in quel senso, però vista appunto il target, ci chiedevamo, può la presenza di giovani amministratori in un'amministrazione comunale essere un valore aggiunto per la comunicazione istituzionale? E come può un comune valorizzare al massimo questa opportunità? È una bellissima domanda, Gianna, e credo che i giovani amministratori, giovani sia anagraficamente che giovani dal punto di vista dell'esperienza, se sono in carica da più di qualche mese, si siano già trovati esposti in prima linea proprio a causa dell'emergenza. Essere giovani amministratori, nuovi amministratori, diciamo così, in questo momento, ai tempi dell'emergenza Covid, ai tempi del digitale, ai tempi della comunicazione interattiva con i cittadini, è certamente una grande opportunità. Lo dicevamo all'inizio, io ho seguito e ho visto moltissimi dei nostri sindaci, non solo sindaci, anche dei vari consiglieri amministratori locali, mettersi a disposizione sulle loro pagine social, sulle loro pagine Facebook, spesso sulle pagine personali, per interloquire con i cittadini. Quello che io credo sia un valore aggiunto per le amministrazioni che hanno in particolare dei giovani dal punto di vista anagrafico è proprio quello di utilizzare la loro esperienza, le loro conoscenze, la loro abilità anche nell'uso della comunicazione social, per creare, qualora manchino, le pagine social delle amministrazioni. Quello che mi sento di consigliare è il sindaco, naturalmente, sulla sua pagina personale può continuare, ed è meritorio se lo fa, a interloquire con i cittadini su tanti argomenti, ma evidentemente, passata l'emergenza, vorrà tornare anche a dei ritmi, diciamo, meno stressanti. Sarebbe molto interessante che i giovani amministratori si rendessero disponibili, almeno uno per amministrazione, se è possibile, si rendano disponibili a occuparsi, soprattutto nei comuni piccoli dove il personale è insufficiente, ad occuparsi direttamente della comunicazione istituzionale del loro comune. Sarebbe un segnale di grande disponibilità e anche di grande interazione nei confronti della cittadinanza. Se poi ce ne sono e hanno voglia, piacere o bisogno di qualche consiglio, io sono naturalmente a disposizione. Benissimo, grazie per la risposta, penso che sia stata sicuramente utile a tutti. Allora, intanto chiedo direttamente ad Alberto Rostagno, che aveva alzato la mano, se era effettivamente una domanda o meno, ma vedo che hanno tolto la manina, quindi forse
Non era Io una domanda? lo saluto con piacere, è un sindaco sempre molto attivo, molto presente. Tra l'altro, ecco, proprio Alberto Rostagno in tempi di Covid ha fatto molto, è stato anche direttamente coinvolto nel suo ruolo di medico e quindi è uno degli esempi di come ci si relaziona con la cittadinanza. Ha fatto moltissimo. Invece sono arrivate diversi appunti, non domande, ma considerazioni, ringraziamenti per l'iniziativa. Giovanni Di Tommaso ringrazia per la chiarezza e chiede la disponibilità del materiale, come già aveva detto Volentieri. precedentemente. E Tiziana Reinero accoglie con piacere la proposta della docente al fine di poter ricevere gli appunti del seminario e i materiali e ringrazia per l'iniziativa. Grazie, Sicuramente io molti. saluto Tiziana che è stata sindaco a Foglizzo qualche mandato fa e poi ha smesso di fare l'amministratore direttamente, ma è sempre molto molto impegnata e mi fa piacere sapere che ci ha seguito. Immagino che molti abbiano, in realtà molti dei presenti abbiano già fatto domande nella scorsa, diciamo, nello scorso Sicuramente. incontro, quindi probabilmente le domande sarebbero ripetute. Quindi se ritiene possiamo chiudere, lasciando sicuramente appunto a disposizione tutti i materiali di cui ha parlato la dottoressa Gatti, che verranno comunque pubblicati e messi a disposizione di tutti. Ricordo ancora l'appuntamento per il prossimo giovedì, sul bilancio, quindi anche un altro interessante argomento. Se la dottoressa Gatti vuole ancora, chiudere con due parole, volentieri. Grazie, volentieri. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. E, ecco, metterò a posto questo materiale perché io ce l'avevo in forma di appunti. Cercherò di renderlo in forma di slide la prossima settimana. Magari ci vorrà qualche giorno, non lo caricherò domani se siete tutti d'accordo. Tanto non sono consigli che possono essere utili nel fine settimana perché, come sapete, le manifestazioni in presenza non le possiamo ancora fare. Però lo caricherò volentieri in forma di slide e naturalmente se poi avete bisogno o piacere di qualche approfondimento, il mio indirizzo mail è sempre carla.gatti@cittametropolitana.torino.it, ci trovate, ma insomma poi potete cercare e chiedere a Gianna, Emanuela. Ringrazio anche le colleghe che organizzano questi webinar davvero con impegno e vi seguirò, seguirò anche i prossimi. Arrivederci a tutti, buona serata. E buon lavoro a tutti i nostri amministratori.